Ma allora ci spiega questa storia, perché un professore che non era neanche, se ho ben capito, di ruolo, non era un professore effettivo, ha spinto Maria, per carità, non che ci sia qualcosa di male, però per esempio Diaco ieri l'ha criticata perché ha detto un professore forse dovrebbe fare altro, non lo so, poi è qui Pierluigi, quindi ci potrà parlare. La voglio chiarire. Guardi, poi questa cosa, perché sì, io non volevo criticare, diciamo, la buona fede con cui questo signore, questo professore ha fatto questa azione, volevo solamente sottolineare l'inopportunità di partecipare nella platea di Salso Maggiore, perché la dichiarazione gli ho dato una mano, l'ho segnalata all'agenzia di spettacolo e con accanto il preside, poteva passare l'idea che la scuola, certo, deve, si anche, prestava no, qualche... deve anche reclutare belle ragazze. Secondo me la scuola ha il compito di reclutare degli alunni modello, non delle belle ragazze. Allora, professore, la sua versione. Innanzitutto la mia presenza vuole essere un modo per salutare... Certo. Per salutare e porgere a Maria gli auguri più sinceri. Grazie. E affettuosi dalla componente docente, personale ATA, studenti di tutto l'Istituto Tecnico Pizzini di Paola. Grazie. Poi al riguardo praticamente sono state dette delle cose che imprecise, del tutto grossolane. Innanzitutto io non sono un supplente, ma sono un docente di ruolo. Entrato a scuola, sono vincitore di concorso a cattedra a livello nazionale, inserito in laboratorio di merito e conosco bene la mia funzione educativa. Per quanto mi riguarda, in seguito a un ordine di servizio interno della scuola, per in sostituzione di un docente temporaneamente assente, senza onere per i contribuenti, mi sono reso disponibile, no, a fare questa supplenza. Ecco l'equivoco della supplenza. Io non sono un supplente, sono un professore, un professionista, un libero professionista che opera anche nel campo professionale, e mi onoro di appartenere alla classe dei docenti che ogni giorno, con grande spirito di abnegazione e sacrifici e con grosse difficoltà, cerca di inculcare ai ragazzi la legalità, la trasparenza e cercare di aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro. Conoscendo casualmente la miss, la neo miss, che gli faccio i miei migliori auguri per tanti successi che se li merita, avendo visto che è una ragazza umile, brava, come se avesse vergogna della sua bellezza, e allora, siccome in un buon parlare così in due minuti mi disse che lei aveva partecipato a dei concorsi di bellezza locale, allora io gli dissi: guarda, io posso dare degli indirizzi tipo l'agente regionale di Miss Italia in Calabria, persona seria, persona trasparente, imparziale, un professionista serio, proprio per preservare la signorina Maria, no, da eventuali avventurieri che mi sono, gli ho dato questo consiglio. Non credo di aver fatto praticamente una cosa sbagliata, non è diseducativo assolutamente, perché ho indirizzato a Maria la via giusta. Dopodiché, guardi, lei con cosa, i propri genitori si è recata presso l'agenzia dell'agente regionale responsabile delle selezioni di Miss Italia. Professore, non gli si critica questo. Di conseguenza. Professore, per professore ci ascolta, riesce a sentirci, professore? A Salso Maggiore, per quanto riguarda la mia presenza a Salso Maggiore, è stata semplicemente un fatto praticamente di affetto, di stima. Professore, mi sente? Come supporto morale a spese nostre. Quindi, di conseguenza, non vedo a chi devo chiedere scusa, anzi, per quelle cose che sono state dette al signor, non so come si chiama quel signor giornalista là. Prima di parlare dovrebbe conoscere le persone e si deve, io la invito in Calabria a fare, a chiedere chi è il professore siciliano, sia all'Istituto Tecnico per i Geometri di Diamante, dove ha insegnato per 20 anni, sia all'Istituto Tecnico per i Geometri di Paolo, dove mi onoro di appartenere, sì, come docente e di insegnare per tutte 3 anni. Lei venga in Calabria, la ospito anche a casa mia, la ospito anche in albergo a spese mie, così possa chiedere, in modo tale che può chiedere agli alunni chi è il professore siciliano, nonché l'ingegnere siciliano. Professore, le ripeto, sono 20 allora, anni. Professore, ci riesce ad ascoltarci? Sono 20 anni. No, non ci ascolta, quindi è inutile che poi faccia un monologo, mi dispiace. Cerchiamo però di mettere in piedi il collegamento audio, perché vorrei che Diaco si chiarisse anche con il professor Siciliani. Allora, mi permetti solamente di dire che innanzitutto lo dico per chi ci sta guardando da casa, lo dico a te, a Maria e al professor Siciliani, accetto non solo l'invito, quindi nel senso in Calabria mi capita di andarci abbastanza spesso, ma la critica al professore
non era legata innanzitutto né al suo curriculum, che io non conosco, nessuno di noi conosce, che nessuno ha sindacato. Io ho anche detto più volte, anche ieri, che credo nella buona fede del professore. Non ho mai detto che il professore è indisciplinato e che non ha insegnato cultura ai suoi studenti, ma mi guardo bene da dirlo perché non lo conosco. Ho detto un'altra cosa, che ho trovato inopportuno che lui partecipasse alla platea di Salso Maggiore, perché credo che il ruolo di un professore, soprattutto se diventa in questo caso amico e consigliere di una ragazza, è quello di lasciare che questo consiglio venga raccontato dalla protagonista, cioè da lei. La cosa sarebbe stata detta da lei, sarebbe stata una cosa bella, divertente e curiosa, mentre la presenza del professore e del preside in prima serata su Rai 1, che sostenevano con orgoglio giustamente di aver segnalato almeno lui ad un'agenzia regionale questa ragazza, può dare l'idea, ma è solamente un dubbio il mio, che chi ci guarda da casa, professori, alunni, soprattutto le alunne, rischiano di dire: perché il mio professore e la mia maestra non mi danno una mano per il mio sogno di fare la modella o la velina? Siccome fare la modella e la velina è una cosa legittima che fare l'attrice, dico solamente che il ruolo della scuola, secondo me, come rappresentanza televisiva, è quella anche di un po' di severità e di gusto per la cultura, perché se ci scordiamo questo, lasciamo che questi professori in buona fede passino, secondo me, un'informazione errata di quella che è la scuola italiana. Ecco, un messaggio che può essere, come dire, malinterpretato. Professore, ci ha ascoltato? Sì, ho ascoltato. Ecco, cosa risponde a Diaco? Le dico al signor Diaco che la funzione del docente, deve essere anche una funzione poliedrica. Questo lo hanno stabilito anche nella conferenza di Lisbona. Deve essere aperta verso il sociale, attenta ai bisogni degli studenti, e con un occhio rivolto al territorio, non solo trasmissione sterile di nozionismo. Dottor Diaco, io le ripeto e lo sottolineo con orgoglio, sotto i miei insegnamenti un quarto di secolo decine e decine di geometri hanno conseguito il diploma. Però, decine di geometri esercitano la libera professione con grandissima dignità. Professore, nessuno mette in discussione questo. Una cosa così spontanea, professore, trasparente, professore, mi scusi, limpida, lei non la può offuscare. Professore, scusa per Luigi. Allora, nessuno mette in discussione la sua professionalità, il suo valore, il suo valore nel suo lavoro. Guardi, non è in discussione questo. Mi scusi, faccia parlare anche. Ecco. Allora, qualcuno, nella fattispecie Pierluigi Diaco, ma io non ho paura a dire che sono abbastanza d'accordo con lui, è che la sua esperienza può far passare un messaggio distorto sui valori della scuola italiana, cioè la scuola dovrebbe fare tante cose importanti e forse quella di indirizzare, per carità, lei ha dato un buon consiglio, una ragazza verso un concorso di Miss Italia forse dovrebbe essere, come dire, l'ultima cosa, no? Cose più importanti che la scuola in questo paese deve rappresentare. Ma voglio citare, sono sicuro che gli italiani lo conoscono perché è stata fatta anche una fiction televisiva. Negli anni 70 c'era un docente e un prete chiamato Don Lorenzo Milani, che scrisse un libro, L'obbedienza non è più una virtù. Ne scrisse anche un altro, Lettera ad una professoressa. Io so benissimo quello che lei sta dicendo. Con chi fa disinformazione? Arrivederla. Vabbè, allora, mi dispiace. Dispiace anche a me, perché essendo il padrone di casa, mi dispiace se un ospite va via, però non credo che avesse dei motivi fondati per fare. No. Si sta discutendo. Permettimi dire, solamente di finire. Prego. In brevissimo, e citavo Don Lorenzo Milani perché so perfettamente che il ruolo di un professore e di un maestro è quello anche di consigliare sulle passioni dei ragazzi una strada da seguire. Ho fatto una critica ben documentata e spero di averla spiegata bene anche al pubblico che è qui. Mi scuso, veramente, lo dico veramente con il cuore, se il professore si è offeso, perché anch'io. Non sono abituato a discutere con persone che se ne vanno e sono pronto, quando vorrà lui, in privato, in pubblico, di confrontarmi con la serenità dovuta ad una trasmissione televisiva. Bene, grazie. Allora, Maria, mi dispiace anche per questo piccolo episodio che certamente non offusca la tua gioia, il tuo desiderio di arrivare, che è legittimo. Poi, se, come dire, se te lo meriti, questo lo diranno i posteri. Ma certo, perché... che se lo meriti.